Per il Teramoil Day After dei deferimenti a carico della società per le responsabilità diretta, oggettiva e presunta del presidente Luciano Campitelli e del direttore sportivo attualmente sospeso Marcello Di Giuseppe per illecito sportivo, l'ondata mediatica è stata in buona parte lenita dal fatto che erano attesi, in particolare nella portata delle accuse mosse dal procuratore Palazzi che, come impone il suo ruolo, non poteva che contestare quelle violazioni, articolo 7,1 e 2. La giustizia sportiva è più sommaria di quella ordinaria. Se per la procura di Catanzaro, Campitelli e Di Giuseppe sono indagati e la partita per i PM calabresi è stata alterata, figuriamoci se l'organo federale di accusa poteva fare marcia indietro. Semmai non me ne sono stati fatti grossi in avanti, forse per la celerità dei tempi richiesti dalla Federcalcio e dalla Lega di Serie B per la composizione dei calendari e l'avvio dei campionati. L'impianto accusatorio poggia per lo più su Catanzaro, l'informativa della squadra mobile e l'interrogatorio reso lo scorso 17 giugno davanti ai magistrati calabresi da uno degli indagati, l'ex consulente esterno del Savona Marco Barghigiani, anche lui deferito per illecito dalla Procura federale. Gli elementi nuovi arrivano dall'audizione dell'ex tecnico di Savona e Barletta, Ninni Corda, secondo cui il Teramo avrebbe messo sul piatto 70.000 euro per assicurarsi la partita, riferendo anche di aver saputo da Barghigiani che il presidente del Savona delle Piane aveva anch'egli intascato dei soldi. Nelle 120 pagine di deferimenti manca però l'audizione volontaria di Barghigiani, nella quale l'ex consulente savonese smentisce lo stesso Corda. Sullo stato delle cose è intervenuto ieri al TG6 l'avvocato del Teramo, Edoardo Chiacchio. Se siamo rimasti alle stesse circostanze di cui agli atti penali ed alla comunicazione di conclusione delle indagini, direi che veramente c'è poco, molto poco. Il processo si terrà dunque mercoledì 12 agosto a partire dalle 9 e in teoria non durerà più di 6 ore e mezza perché poi si dibatterà sugli altri fronti dell'inchiesta Dirty Soccer. L'avvocato Chiacchio però non sembra preoccupato di ciò. Avrà poco tempo a disposizione l'accusa perché dovrà delineare il perché dei deferimenti e le circostanze del deferimento. Quindi ritengo che il tempo a disposizione noi come difesa lo avremo e lo prenderemo al di là di quelli che sono gli orari prefissati perché il tribunale concede, così come dopo del resto, tutto lo spazio agli avvocati difensori. Intanto sul fronte calcio giocato il Teramo ha perfezionato l'acquisizione del centrocampista ex Lanciano e Pistoiese Simone Calvano. Il giocatore classe 93 arriva dal Verona in prestito con diritto di riscatto e dopo le visite mediche è già a Rivisondoli dove domani il Teramo sosterrà alle 17 la terza amichevole con la Virtus Francavilla.